All'indomani della vittoria di Donald Trump, la conferenza sul clima a Marrakech fa i conti con questa realtà ingombrante. Consapevoli che la lotta al surriscaldamento del pianeta avrà un sostenitore in meno, i partecipanti alla COP22 vogliono comunque rimanere ottimisti. Difficile fare promesse, soprattutto per chi rappresenta gli Stati Uniti. Non sono preoccupata, ma consapevole che il nostro compito è molto difficile. Non sarà una passeggiata, ma siamo pronti ad affrontare la sfida e pensiamo di avere la storia, il momento e il mondo dalla nostra parte, perché ogni paese sta agendo su questo fronte. Donald Trump ha dichiarato più volte di voler liberare le imprese americane dai vincoli imposti dagli accordi internazionali in materia ambientale. Se gli Stati Uniti non faranno nulla per il clima, altri paesi potrebbero seguirne l'esempio. Il cambiamento climatico è diventato un problema non solo ambientale ma geopolitico tra i due paesi più importanti del mondo, gli Stati Uniti e la Cina. Chiediamo al prossimo presidente americano di tenerne conto. Donald Trump ha affermato di voler far risparmiare all'economia statunitense 100 miliardi in 8 anni, tagliando tutti i contributi su scala nazionale e internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici.